scoppiato con la botte Biagini, detto curato. La chiesa a casa, si è toccato anche curato. Terzo estratto, Mulinello. Io ho qualche problema tra blu e viola perché sono daltonico, quindi... Sindaco Marco Galli consegna al priore del Rione Monumento il Palio 2013. Insomma, ci sono state due botti che sono piaciute alla giuria più delle altre. Allora, vi dico che la botte che ha vinto è la botte del Cassero. Che è stata dipinta da Moira Pellegrini. Ci sono tre vicoli del nostro Rione, De Muretta, Via dello Scoglio e Vicolo Remoto. Niente, basta. Grazie Moira, gli artisti a volte non parlano, lei si esprime con il pennello, bravissima Moira. Quando ho ideato, quando mi è venuto a mente questo palio, la prima volta che è stato fatto a settembre 2010. Io un ringraziamento particolare lo faccio a una persona che per me è stata molto importante e che purtroppo non l'ha potuto vedere questo palio. E sono sicuro che gli sarebbe piaciuto tanto, perché era una persona che amava tantissimo Manciano. Io vorrei dedicarla a mio babbo. Grazie a tutti. Domenica 21 agosto avremo la quinta edizione del Palio delle Botte di Manciano. Ormai è una manifestazione che è entrata un po' nel cuore di tutto il paese. Come potete vedere, tutti i leoni hanno addobbato i colori del proprio leone, tutte le squadre stanno provando in maniera forte. Quest'anno proveremo a strappare il palio dal Rione Monumento, che lo detiene ormai da tre pali. Sarà una bella manifestazione, sabato ci sarà una bella presentazione con tutte le squadre, verrà premiata la botte più bella. Domenica si partirà con il palio, i sei leoni si sfideranno, sarà una cosa, credo, insomma, interessante, credo una bella corsa. Quindi venite tutti a Manciano il 31 e ti fate per il leone che preferite, ma ti fate. Grazie. Una serata piena di gente, abbiamo voluto regalare questa serata ai mangiatori.
Caccianesi e a tutti i rioni. Abbiamo organizzato questa festa con drink, con musica, quindi ringraziamo tutti quelli che hanno partecipato e chiediamo che sempre si partecipi a tutti gli eventi che vengono fatti, perché tutto questo serve per fare tutti gli anni un palio migliore. Quindi grazie a tutti a nome di tutto il Cassero. Galli premierà con il cencio dipinto dalla nostra artista Gemma Detti, che io saluto con un grandissimo affetto e che ringrazio di nuovo per aver dipinto questo cencio che, come avrete modo di vedere e come avrete sicuramente visto, è splendido, come del resto tutte le opere di Gemma. Quindi Marco, lo dai al capitano e al priore, vengano capitano e priore e alzino questo palio. Io siamo qui stasera, come tutte le sere, per fare le prove, per prepararci al meglio al sesto palio delle Botti. Noi siamo Rione Cassero, colori blu amaranto, sempre secondi. Quest'anno cercheremo finalmente di arrivare all'ambito palio e cerchiamo di arrivare primi. La squadra è formata da ragazzi bravi, validi, più o meno è la squadra che abbiamo avuto sempre. E siamo orgogliosi di portare i colori del Cassero, che è il rione più antico del paese. E quindi speriamo quest'anno, anche per tutte le persone che ci sostengono, di riuscire a regalargli questo palio. Attenzione, largo, largo! Io prima di tutto ringrazio voi a nome di tutta l'amministrazione comunale di Manciano. Ovviamente è un progetto a cui crediamo, è un progetto che abbiamo fatto crescere, che vogliamo far crescere. Quest'anno ne è a dimostrazione il concerto di stasera, che è stato un concerto che, come associato al turismo, abbiamo fortemente voluto, quello di Cristina D'Avena, per far sì appunto che sia una manifestazione che negli anni cresca sempre di più, perché a noi ci piace, ci fa piacere vedere che il paese vive, che il paese è pieno di persone, già, che le attività vivono, perché queste manifestazioni vengono fatte anche per questo, cioè almeno l'assessorato che ho l'onore e l'onere di rappresentare serve anche a questo. I russi comigliati con le shoppi da tussati, una volta era volta, sono diventati zari, sono tutti presi male dall'invidia verso gli altri, serve mantenersi bassi con il metodo Fortman. Allora, grazie. Un ringraziamento speciale a questi amici, fratelli, quello che so, sorelle. È stato veramente un piacere. Dopo tutti questi anni. Primo uomo, anche questo più anziano tra virgolette, che è Girolamo Loli. Io non c'è.
Brand Stefania. Noi abbiamo il rione più numeroso. Che è il rione Mulinello. Perché con le porti non funziona granché, ma col mangiare ci va bene. Buonasera a tutti. La Gran Prioressa ha dato il via ufficiale a questa 3 giorni di festeggiamenti. Dunque, siamo qui, 7 anni fa, nessuno avrebbe pensato, ma soprattutto Bellino. Io non voglio rubare tanto tempo perché è giusto che le luci della ribalta vadano su coloro che poi sono l'anima di questo palio. E quindi, come è stato appena detto, quest'anno abbiamo una novità grossa, è il trofeo rosa. Queste donne che dopo 7 anni hanno dimostrato alla Meglio del Cassero come si vince un palio. Il capitano Martina Palestrelli, vieni qua! Michela Fusi, Benedetta Lombardi, Benedetta Vinciarelli, Ileria, Nancy Guccia, Sofia Rosi, dov'è? Gabriele Guinelli, Martina, devo dire due parole. Cazzerano pezzo di merda, basta. Allora, poi domani sera ci saranno le premiazioni. Un grande applauso di tutta la piazza alla squadra Blu Amaranto delle donne che ha vinto con merito il primo trofeo rosa, il Cassero! Le botti quest'anno sono state dipinte da 6 artisti più o meno locali comunque. La botte del Borgo è stata dipinta da Bozena Kroll Ledowska, che questa sera non è presente qui in piazza. La botte del Cassero è stata dipinta da Moira Pellegrini, che ha dipinto anche le precedenti delle botti. La botte delle Fonti è stata dipinta da Daniela Scozzi, che non vi sono mai noto perché l'avevamo qua su nel palco insieme a noi. La botte dell'Imposto è stata dipinta da Valentina Brilli. La botte del Monumento da Paolo Cecchi. La botte del Mulinello da Lisa Simonini. Borgo, Cristina Bacci. Cassero, Martina Palestrelli. Fonti, Alessia Lutarelli. Imposto, Cristina Garosi. Monumento, Simona Marinelli. E Mulinello, Simona Pietrangeli, che prendono tutte posto accanto alla propria botte. Adesso io chiamerei i priori che vengono su e smontano tutto questo vestito che abbiamo messo alle botte, e così finalmente potremo vedere quali sono le 6 creazioni.
giratele in maniera che possano essere viste nella loro interezza. Sono veramente delle opere d'arte. Io gli darei un applauso per questi sei artisti che si sono prestati, perché insomma